Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarella, vi parlo da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E anche questa sera staremo insieme per parlare di storia. Quella storia scritta su altri libri, non certamente su quelli scolastici, una storia che praticamente è contraria, o meglio, va in contrasto, va in scontro con quella della vulgata dominante. Ma come ben sapete, come ha visto dalla sigla, il nostro motto è sempre che come dice Cretino, l'unica carità che possiamo concedere alla storia è la verità. E questa sera parleremo di un personaggio che è considerato il padre della patria, e parleremo proprio di Giuseppe Mazzini. Ecco, chi ne parleremo? Ne parleremo con una valente studiosa e ricercatrice del Granducato di Modena, e parlo di Elena Bianchini Braglia. Chi si interessa di storia, ma non in maniera superficiale, chi va a fondo in questa materia molto molto affascinante, ma anche molto molto bistrattata, conosce certamente la Bianchini Braglia, perché è una valentissima ricercatrice di grandissimo livello di spessore internazionale, ma anche un'altra capacità, quella di comunicare in maniera molto semplice concetti articolati e complessi, e che riesce a bucare non soltanto in un pubblico colto, ma anche in un pubblico più semplice, più tranquillo e meno erudito. Però parleremo di Giuseppe Mazzini in maniera diversa. Non faremo il solito colloquio e la solita chiacchierata in diretta streaming in posizione remota, lei a Modena e io qua, ma ne parleremo utilizzando un video che segnalatomi da Ennio Apuzzo e che Golf Network ci ha concesso, che ha ripreso Elena Bianchini Braglia nel processo fatto a Mazzini a Sapri il 28 agosto di quest'anno. Chi ben conosce la realtà di Sapri sa perfettamente che Sapri è una roccaforte risorgimentale, dove il mito assoluto è Pisacane, quindi di conseguenza anche Mazzini, Garibaldi e tutti gli eroi tra virgolette dell'Unità d'Italia. Sapete perfettamente che l'anno scorso l'Associazione Italiana Alta Terra di Lavoro ha portato a Vibonati, quindi alle porte di Sapri, due illustri storici che collaborano con la nostra associazione, Fernando Riccardi, che è addirittura un socio fondatore, ma anche il professor Fernando Di Mieri. E sapete bene come è andato a finire. Praticamente c'è stato un cappotto clamoroso in trasferta. Diciamo che non era un normale convegno, ma era soltanto una specie di duello tra storici autoctoni, quindi risorgimentali, e storici che venivano da fuori ed erano storici identitari. Chi ha accompagnato Fernando Di Mieri e Fernando Riccardi sono stati Ennio Apuzzo, per appunto, e il professor Vincenzo Curi. Cosa aggiungere? Aggiungere poco e altro. Noi avevamo intenzione di fare una puntata dedicata a Giuseppe Mazzini, e quando ho visto questo video che mi ha proposto Ennio, ho detto: ma qua è inutile scomodare e chiamare la Elena Bianchini Braglia, perché tutto quello che ha detto praticamente sono state le risposte a delle domande che avrei fatto. Ho chiamato la professoressa Elena, mi ha autorizzato a pubblicare questo video che abbiamo messo in questo programma, chiamato appunto Giuseppe Mazzini, padre della patria o terrorista. E adesso non mi resta che farvi, che accompagnarvi all'inizio di questo intervento, e poi ci vedremo per le considerazioni finali. Vita di tanti giovani organizzando spedizioni che sapeva essere fallimentari. Ecco, su questo Mazzini comincia subito dopo la fondazione della Giovine Italia. Il primo esperimento è del 1833. Mazzini pensa di poter invadere il Piemonte e la Liguria
ma il suo complotto viene scoperto ancora prima di essere attuato. E Carlo Alberto, che ancora non ha scoperto la sua vocazione di liberatore, procede con una repressione esemplare. Il più caro amico di Mazzini, Jacopo Ruffini, si suicida in carcere. Qualche rimorso assale il nostro, ma non vale affermarlo, tanto che nemmeno un anno dopo, nel febbraio del 34, l'esperimento è ritentato. Mazzini prepara un'invasione militare del Piemonte dalla Svizzera. E c'è Garibaldi che lo aiuta, che deve controllare il porto di Genova, ma soprattutto Mazzini è convinto che il popolo subitaneamente li affiancherà e risolverà subito la questione. In realtà il popolo non si muove. Brava. La spedizione è un completo fallimento, molti vengono arrestati, qualcuno viene condannato a morte. E sono questi solo i primi due di numerosi insuccessi che costeranno la vita a tanti giovani. Giovani illusi che Mazzini manda a morire così, in spedizioni fallimentari che lui sa essere fallimentari. Le leggi vigenti all'epoca negli stati prenitari per azioni di questo tipo prevedevano la pena di morte. Ma sia per questi tentativi di insurrezione, sia per gli attentati, ma sì, in tutti gli stati prenitali, ma non solo, ancora oggi c'è la pena di morte in certi paesi, anche considerati modello di civiltà. Io non penso che se andiamo a cercare di dare assalto alla Casa Bianca o di ammazzare qualcuno in America, torniamo a casa poi a raccontarlo. Quindi non erano i sovrani cattivi che uccidevano gli insorti o gli organizzatori di insurrezioni, anzi, spesso i sovrani concedevano la grazia, cioè erano le leggi che prevedevano questo e Mazzini lo sapeva. Mazzini quindi sapeva che nel momento in cui mandava quei giovani là, questi potevano facilmente morire se l'insurrezione fosse fallita e sapeva anche che molto facilmente sarebbe fallita, perché a forza di tentare, quantomeno per esperienza, avrebbe dovuto capirlo, poi in tanti lo stavano avvisando, ma lui non se ne preoccupava più di tanto, tentava e ripetentava, tanto dopo il fallimento dell'insurrezione del 34 lui si rifugia all'estero e dopo ci sta quasi, quasi sempre e organizza tutto da lì, quindi lui in gioco non si mette mai. E questo non lo dico io, glielo diranno anche i suoi. Garibaldi diceva che Mazzini era uno che faceva la rivoluzione per corrispondenza. Lo chiamava quel dottore che voleva dare leggi al mondo dal fondo della sua scrivania. Ecco, il suicidio dell'amico Jacopo Ruffini, a onor del vero, provoca in Mazzini una crisi di coscienza che durerà anche un po', ma che poi verrà felicemente risolta. Da una delle sue teorie astratte, grossolane, che spesso nel suo Mazzini è mosso da questo spiritualismo un po' egocentrico e un po' fanatico, ecco, che emergerà spesso questo nelle sue azioni e anche nei suoi scritti. Ecco, la sua crisi di coscienza è risolta così, facilmente. Morire per la patria è cosa santa, ne vale la pena. Ovviamente se a morire sono gli altri, perché lui in quelle spedizioni non c'è quasi mai. Lui morirà di malattia in un letto a cose ormai finite nel 1872. Quindi andare ad allora molte saranno le vittime non dei sovrani, non dei tiranni, ma delle sue ambizioni. Inutile qui enumerarle tutte, i nomi più celebri li conosciamo, i fratelli Bandiera, ma soprattutto Carlo Pisacane, il vostro Carlo Pisacane, la vostra vittima illustre, ma è vittima non dei Borboni, ma delle ambizioni e del delirio di onnipotenza di Mazzini. Quel delirio di Bravissima, brava. onnipotenza che lo accompagna sempre, che lo porta a pensare che secondo lui, se secondo lui una cosa è giusta ed è possibile, andrà così, sarà così. Non si preoccupa di fare i conti con la realtà. E mi dispiace, e Carlo Pisacane, guardate bene, che lo aveva avvisato, Carlo Pisacane lo sapeva che le masse non rispondevano. Nel 1851, in un famoso scritto, aveva avvisato, aveva scritto, proprio queste, cito, sono parole sue: bisogna far comprendere ai contadini che è loro interesse cambiare la vanga con il fucile. Ma questo ovviamente bisognerebbe farlo prima di andare a tentare l'invasione di un paese contando sull'aiuto degli insorti, perché farlo dopo, se poi gli insorti non ci sono, l'invasore rischia la pelle, come è successo a Pisacane. Sembra capirlo quando scrive che non ci è concesso illuderci sulla cooperazione possibile e spontanea degli intelletti dei giorni nostri a impresa siffatta.
Oppure quando scrive che né Milano né Genova inizieranno mai il moto repubblicano. Sono sconfortato sull'una e sull'altra. Lo sono su tutte le città d'Italia. Cioè lui sapeva che in tutte le città d'Italia i popoli non avrebbero partecipato alle sue missioni, chiamiamolo così. Quindi se ne rende conto, ma poi mette tutto a tacere con uno di quegli atti di fede in se stesso santone. Ogni rivoluzione è l'opera di un principio accettato come dogma di fede. Ecco, a parte che cosa vuol dire? Non lo so. E poi c'è lui che rifiuta i dogmi di fede per principio, che sarà il grande nemico della Chiesa Cattolica per colpa dei dogmi di fede. Ecco, no, però i dogmi di fede, se escono dalla sua testa, vanno bene. Ok, e allora così prosegue per la sua strada. Da Londra, ovviamente, da Londra, dove lo raggiungono anche critiche più o meno velate anche da parte dei suoi. Garibaldi, ad esempio, scrive: io conosco le masse italiane meglio di Mazzini, perché sono sempre vissuto in mezzo ad esse. Mazzini invece conosce solo un'Italia intellettuale, e nelle sue memorie Garibaldi critica la politica ambigua condotta da, virgolette, un uomo che parla sempre di popolo, ma il popolo non lo conosce. Brava, 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 brava. Non possiamo quindi nemmeno scusarlo dicendo che non lo sapeva. Lo ha avvisato Pisacane, lo ha avvisato Garibaldi. Garibaldi gli ha scritto anche una lettera nel 54, dove dice: facciamo attenzione perché non abbiamo con noi massime i contadini. E un mazziniano sull'Italia del popolo denuncia la mancanza di partecipazione proprio dei contadini alle guerre nazionali, scrive. Carlo Cattaneo gli rimprovera ripetutamente di l'ostinazione con la quale sacrifica i suoi discepoli in progetti, parole sue, intempestivi e assurdi. E persino Karl Marx si disturba e in un articolo sul New York Daily Tribune condanna le rivoluzioni improvvisate che regolarmente terminano con un inutile sacrificio umano. Quindi i popoli non insorgono, sono loro a dirlo, non sono io, sono loro, non insorgono. Ed è questa la condanna a morte di Carlo Pisacane. Com'è andata la vicenda di Pisacane lo sappiamo tutti, non ve lo sto a dire, però vale la pena ricordare solo questo, che quando Pisacane sbarca con i suoi 300 giovani e forti, che poi ormai sanno tutti che erano carcerati di Ponza, liberati appositamente per l'occasione, ecco, vengono cacciati via dalla popolazione. I cosiddetti liberatori vengono cacciati via dal popolo che vogliono liberare, cioè questo è un fatto, non è contestabile. E l'ambasciatore piemontese a Napoli scrive a Cavour queste precise parole, che adesso se le trovo nella foga ve le leggo. Il conte di Gropparella, ambasciatore piemontese a Napoli, comunica a Cavour che, ecco, sempre parole sue, la banda, dovunque passò, trovò avversione grandissima nella popolazione. Ecco, quindi Mazzini non è un esperto militare, le sue azioni sono spesso definite come amatoriali, però lui ha una profonda convinzione, di essere una convinzione quasi messianica, di essere un liberatore delle masse afflitte. Ma io chiedo, se queste masse sono afflitte, perché non ne approfittano per insorgere, per ribellarsi? Brava. Perché? Il problema è che non sono afflitte, non sono afflitte. Nell'Italia preunitaria non si stava così male, non buttiamoci fango addosso continuamente, non si stava male. Tiranni e tiranneggiati esistono solo nella testa di Mazzini, però esistono lì con questa caratteristica, che se lui lo pensa allora deve essere così, allora bisogna sbattere la testa contro il muro anche facendo morire decine di giovani, perché deve essere così, ma così non è. Mi dispiace. E Montanelli, non io, Montanelli, Indro Montanelli, a proposito di Mazzini, scrive che a lui debbonsi lodi per alcun bene che fece. Non, ascoltatemi bene, non come fuoriuscito, orditore di cospirazioni impotenti e sacrificatrici, ma come letterato propugnatore di spiritualismo. Allora, Montanelli, ovviamente un liberale, non può condannare interamente Mazzini. Lo salva per le sue idee, tanto oggi poi lo spiritualismo va di moda, lo salva per i suoi scritti, ma lo condanna. Lo ritiene responsabile dei giovani che ha mandato a morire e lo condanna per questo, e noi con lui.
Il secondo punto si avvicina, cioè si lega in un certo senso al primo, perché Mazzini per una volta un po' capito, insomma, che forse non valeva la pena di tentare così, anche se poi ci proverà per tutta la vita. Sono certo io la prima a parlare di un Mazzini terrorista. Recentemente uno storico siciliano, Mario Moncada di Monforte, ha definito Mazzini il Bin Laden del XIX secolo. Nel film di Mario Martone, che avrete visto tutti al Festival di Venezia nel 2010, tratto dal celeberrimo romanzo di Anna Banti, Mazzini viene presentato in un certo senso come un terrorista. C'è un'aura di terrorismo pesante che si percepisce nel film intorno a Mazzini e ai suoi ambienti. In entrambi i casi non sono mancate le polemiche, ma ben guardare, tutta la vita di Mazzini è incentrata sulla violenza. Già parte giovanissimo, ha 23 anni, progetta di uccidere l'imperatore d'Austria, il Metternich. Nel 33 aveva già preparato un pugnale tutto col manico bello pieno di lapislazzoli per assassinare Carlo Alberto. E tutti, diciamo, praticamente tutti i numerosi attentati che susseguono in quegli anni sono da attribuire a lui, cioè, o meglio, non a lui, troppo rischioso che andasse lui personalmente, no, ai giovani da lui illusi e mandati a fare queste cose per le quali spesso venivano incarcerati e talvolta condannati a morte. Il suo celebre appello era: noi dobbiamo cospirare, procurarci bombe, usare passaporti falsi, contrabbandare materiale e, se non possiamo fare altro, fare la rivoluzione coi pugnali. Luigi San Vitale, liberale parmense, contemporaneo di Mazzini, parla esplicitamente dell'ispirazione terroristica del rivoluzionario genovese, il quale, disseminando menzogne, induce incauta gente a cieche frenesie sciagurate. C'è anche uno storico francese, Pierre Milza, che vede Mazzini come il padre del terrorismo italiano e lo collega al fenomeno delle Brigate Rosse. E dice di aver sentito Oreste Scalzone esclamare: siamo figli di Mazzini. Allora, Madonna. Se noi assolviamo Mazzini, dobbiamo necessariamente assolvere anche le Brigate Rosse, le Brava, Brigate Nere, i Talibani, l'ISIS e tutti. Brava. Perché i metodi erano gli stessi. E il professor Finelli dopo potrà anche dirmi che gli ideali erano diversi, che quelli di Mazzini erano tanto buoni mentre gli altri sono cattivi, ma qui entriamo nel gusto personale, cioè noi non possiamo stabilire che cosa è buono per qualcuno e che cosa per no. I fatti erano quelli. E d'altra parte Mazzini già subito dopo la fondazione della Giovane Italia aveva messo a punto proprio una teorica del pugnale, così la chiamava lui, o una dottrina dell'assassinio. Cioè, l'uso del pugnale per lui non è solo giustificato, ma è addirittura lodevole. E non ha mai neanche nascosto la sua ammirazione per il Conte Bianco di Saint-Yoriot, che aveva fatto proprio uno scritto su questi argomenti, della guerra nazionale di insurrezione per bande, dove aveva esposto appunto una teorizzazione, scusate la ripetizione, ma della guerra per bande che Mazzini aveva fatto propria. E tra l'altro nel trattato di Saint-Yoriot sono presenti anche elementi ideologici di chiara influenza buonarrottiana e neogiacobina. C'è la contrapposizione tra ricchi e poveri, la condanna moralistica delle ricchezze, della proprietà privata, la necessità della creazione di una dittatura rivoluzionaria e del ricorso al terrore. Poi è vero, me lo dirà dopo sicuramente il professor Finelli, che Mazzini aveva preso le distanze da questo trattato, o meglio, lo aveva sottoposto a una sorta di censura preventiva. Però, guarda caso, una frase l'aveva lasciata. Per ottenere la liberazione della patria, anche i mezzi ritenuti come barbari nelle guerre regolari devono essere utilizzati per atterrire, spaventare e distruggere il nemico. E d'altra parte lui stesso aveva già più volte scritto e ribadito frasi come queste: a emancipare la patria dalla tirannide dello straniero, ogni arma è santa. Bisogna che il popolo d'Italia si agiti e si ordini a manifestazioni pacifiche dove è possibile, minacciose dove non lo è. La Giovine Italia prepara gli elementi a una guerra per bande. L'insurrezione deve predicarsi al popolo come unica via di salute. E poi non manca anche qui il solito tocco mistico. L'insurrezione ha un santo carattere, è lampo di Dio sulle moltitudini. Mazzini non a caso è un grande ammiratore di Oliver Cromwell, regicida, che in Inghilterra, non a caso, poi parleremo anche dell'Inghilterra, ha fatto strage di cattolici, non a caso. Mazzini, il risorgimento necessita di martiri, ovviamente non lui, che testimoniano questa presunta
volontà degli italiani di morire per la libertà, ovviamente la libertà come la intende lui, ma evidentemente non come la intendevano i popoli italici che non lo seguivano, questo rimane il dato di fatto fondamentale. Felice Orsini, suo grande discepolo, suo grande seguace, che poi cercherà di uccidere Napoleone III nel 1854 facendo una strage di passanti per le vie di Parigi, 12 persone morte, 156 feriti, così perché passavano di lì, ditemi voi se va bene, non lo so. Ecco, lui aveva scritto: la prima legge della cospirazione impone il ricorso ad ogni mezzo che valga a distruggere il nemico. Poi il grande discepolo prediletto di Mazzini, che è Adriano Lemmi, cura la regia della maggior parte di questi attentati. Bravo. E sarà lui a scegliere Agesilao Milano. Vi parlo di Agesilao Milano brevemente, spero che non mi scada il tempo, perché è cosa vostra. Agesilao Milano era un soldato di Ferdinando II. Mazziniano fin già giovane, iscritto alla carboneria, per due volte condannato, per due volte amnistiato. Allora, innanzitutto è un traditore, perché uno che fa così lo chiama un traditore. E poi Ferdinando II invece era talmente cattivo, talmente tiranno, che si teneva nel proprio esercito uno che per due volte lo aveva tradito, era stato scoperto, era stato perdonato, e lo tiene lì finché questo non attenta alla sua vita, e a quel punto ovviamente lo condanna. Condannato Agesilao Milano, ecco, Mazzini cosa fa? Fa coniare una medaglia in suo onore, qualificandolo come martire. Allora, qui veramente nel suo delirio di onnipotenza, scusate, cambia anche il significato alle parole. Cioè, per me i martiri sono sempre stati quelli che accettano di essere uccisi pur di non rinnegare la fede. Non mi risulta che i martiri uccidessero. Comunque, vorrei a questo punto che dopo il professor Finelli rispondesse a questa domanda. Si può fare? Cioè, se noi reputiamo che, non so, adesso che a Roma ci sono dei tiranni, non stiamo bene in questa situazione, noi possiamo andare a Roma e cominciare ad ammazzare qualcuno? Non lo so, e dopo ci dicono bravi, ci danno anche la medaglia con scritto martire? Non lo so, sinceramente, credo di no. Credo che, come spesso accade, la realtà sia molto più semplice, più banale, molto meno eroica. È che Mazzini, nel suo essere pieno di sé, nel suo proporsi continuamente come santone, fa un uso arbitrario delle parole. Ermanno Gruber, un suo biografo di Mazzini, ha scritto un libro veramente interessante su Mazzini a inizio Novecento, basato interamente, praticamente interamente sui suoi scritti. Alla fine azzarda un giudizio molto ben circostanziato. Mazzini era un grande ingannatore, ecco, forse alla fine è così. Era un bugiardo, dotato della capacità di sedurre e di farsi obbedire, pieno di sé, convinto delle sue idee fino al punto di trasformarle in realtà a discapito dei fatti, convinto di essere il portavoce, ascoltate, queste sono parole sue, sono cose che diceva lui, il portavoce dell'umanità con la U maiuscola, che altro non è che Dio. Ecco, cioè, avete capito bene, Mazzini che rifiuta il Dio cristiano, però si inventa nella sua testa delle definizioni di Dio. Cioè, lui in effetti non si proclamerà mai ateo, sarà il grande nemico della Chiesa cattolica, ma lui si inventa delle definizioni di Dio e pensa che debbano essere accettate da tutti, ma io non lo so perché. Allora, l'umanità con la U maiuscola, che altro non è che Dio. Ecco, uno che dice queste cose in Italia ha due possibilità: o essere ricoverato per schizofrenia delirante o diventare un eroe della patria. Gli è andata bene, anche se non tutti sono caduti nel suo inganno, anche tra i suoi amici. Felice Orsini, sintetizzando questo suo profetizzare con arroganza e presunzione, lo aveva soprannominato il secondo Maometto. Terzo punto, dopo aver dichiarato che ogni violenza è lecita pur di affrancare la patria dello straniero, essersi appoggiato allo straniero. Allora, Mazzini per tutta la vita porta avanti una sorta di austrofobia, l'Austria è il grande nemico, Austria dell'enda est, ok, ma questo non per emancipare la patria dello straniero, no, perché poi cosa fa? Si va ad appoggiare a un altro straniero. L'Inghilterra, con la quale l'uomo di Stato deve operare all'intorno, bisogna rifare la carta d'Europa, e sui suoi legami con l'Inghilterra le casualità, gli indizi sono innumerevoli. Allora, adesso, se tanti indizi non fanno una prova, però quantomeno dovrebbero aiutare il buon senso a capire le situazioni. Allora,
Jessie White, una delle sue più grandi sostenitrici, giornalista inglese, la quale, a differenza di Mazzini che casualmente arriva in ritardo all'appuntamento per salpare, lei invece va con Garibaldi, coi Mille, dove tra l'altro Curletti, agente segreto di Cavour, la ricorda impegnata di notte a tenere compagnia ai garibaldini. Le notti si trascorrevano in orge, scrive, ma questo non ci interessa, non è affar nostro. Non a caso è lei, inglese, a coinvolgere i due macchinisti inglesi che accompagnano Pisacane sul piroscafo con Cagliari. Poi saranno ancora due navi inglesi che controlleranno che Garibaldi riesca a sbarcare bene a Marsale. Insomma, l'Inghilterra è il grande sponsor del Risorgimento, e non mi si dica che non è vero, non mi si dica che già nel 1845 Ferdinando II ha firmato un accordo per le miniere di zolfo. Non è questo solo il punto, non è solo questo il punto. Le ragioni per cui l'Inghilterra doveva venire a ficcare il naso negli affari degli stati per unitari, dell'Italia del Risorgimento, sono innumerevoli e non sono solo di natura economica, anche ma non solo. E ripeto, gli indizi, ma anche le prove, i documenti, sono tantissimi. Basti pensare che nel 1811 si costituisce a Londra l'associazione Friends of Italy, con Mazzini tra i promotori, deputati, autorità dell'Inghilterra vittoriana nel comitato, e Garibaldi nella sua grossolana semplicità lo ammetterà pubblicamente durante proprio un incontro ufficiale, che senza l'Inghilterra lui non avrebbe fatto proprio niente. E Mazzini vive gran parte della sua vita a Londra. A Londra conosce Adriano Lemmy, personaggio ambiguo, per non dire oscuro, criminale. Voi direte, era un semplice commerciante, era un uomo che nasce dal popolo. Sì, era un ladro. Già come semplice commerciante ci sono alcune accuse che lo riguardano, insomma, di cose poco pulite. Ma dopo diventerà il classico personaggio ammanicato ovunque, diventerà in banchiere, diventerà legatissimo all'Inghilterra, a tutte le personalità che contano in Inghilterra, alto grado della massoneria. Era il banchiere della rivoluzione, così era chiamato, era il discepolo prediletto di Mazzini. Il banchiere di Pisacane. Lo raccomandava caldamente come devoto alla causa, con la C maiuscola. Impulsivo, liberale ed egoista. Può darsi che talvolta i suoi atti siano perversi, ma lui non lo è. Ecco, ci conforta sapere che di fronte ad atti perversi il loro autore non lo è, va bene. Come ci conforta anche sapere che quando uno ruba, non ruba per sé, ma ruba per il partito. Questa è un'altra argomentazione che Mazzini userà per raccomandarlo a Garibaldi. Cioè, Lemmy, già implicato in episodi di malaffare, sarà poi implicato nel grande scandalo delle ferrovie, però viene raccomandato con questa motivazione. Eccomi, poi ditemi che l'Italia di oggi non è figlia dei disastri fatti. Brava. Ieri, il Risorgimento di oggi. Quindi vi dicevo, Lemmy non a caso, sempre per via delle casualità che ci legano all'Inghilterra e che fanno sì che l'Inghilterra venga appunto a mettere il naso nei nostri affari, e alto grado della massoneria, legatissimo appunto all'Inghilterra, nemico dichiarato del Papa e della Chiesa Cattolica, come l'Inghilterra. L'Inghilterra è sempre stata antipapista. Poi nell'Ottocento, per alcune vicende che non posso spiegarvi adesso per ragioni di tempo, c'era stato un rigurgito di questo antipapismo. Quindi c'è l'interesse dell'Inghilterra a venire appunto a impicciarsi degli affari nostri. E, ecco, Lemmy a Roma fonda 10 circoli anticlericali, per i quali scrive una sua istruzione personale ai membri, una specie di ordine segreto, un po' come faceva l'alta vendita con la carboneria. Ecco, lì possiamo vedere che dà ampie direttive per distruggere la Chiesa cattolica, verso la quale, parole sue, l'odio è santo ed è necessario aizzarlo senza interruzione. Le istruzioni parlano anche del fine supremo della setta, che è quello di scristianizzare i popoli cattolici del mondo intero per sostituire, ascoltatemi bene, la religione di Dio col culto di Satana, detto grande architetto dell'universo, davanti agli imbecilli che non si vuole spaventare troppo presto. Allora, se non volete credere all'ipotesi del satanismo, che poi in realtà era praticato in certe alte sfere, ma fermiamoci un attimo per favore su questo imbecilli, cioè questi sono i grandi difensori del popolo, e il popolo in realtà lo disprezzano,
Ecco. E Mazzini non è da meno, Mazzini tra l'altro si presta straordinariamente al gioco, lui nel suo spiritualismo vago, che non si capisce che cosa vuol dire, perché la U, l'umanità con la U maiuscola, che è Dio, il suo pensiero che Dio non si capisce cosa sia Dio per lui, è quello che lui pensa di volta in volta, però in questo spiritualismo vago lui disprezza tutte le confessioni religiose, con un'eccezione, il protestantesimo, perché bisogna piacere all'Inghilterra, no? Allora brava, il protestantesimo brava. Va protetto, va aiutato, e questo, guardate, lo accomuna quasi tutti gli eroi, i cosiddetti eroi del cosiddetto risorgimento, Garibaldi, Cavour, tutti grandi difensori del protestantesimo. E anche questo non lo dico io, Massimo D'Azeglio ci informa appunto che Mazzini, legato a società bibliche inglesi e americane, cerca di rendere l'Italia protestante. In Inghilterra tiene contatti regolari con la loggia dei Philadelphia, anche se in realtà poi la sua, a onore del vero, la sua adesione alla massoneria non è per niente certa. Gli storici non sono concordi, c'è chi dice sì, c'è chi dice no. Aveva inizialmente aderito alla carboneria, questo sì, dalla quale era stato allontanato perché i suoi metodi violenti, i suoi, non piacevano alla carboneria, perché in un'istruzione dell'alta vendita si legge che il miglior pugnale per colpire al cuore la Chiesa è la corruzione. Quindi il pugnale vero non interessa più di tanto, e Mazzini viene definito un cospiratore da melodramma, troppo pieno di sé per piacere ai carbonari, quindi viene allontanato. Poi, che poi non sia diventato o sia diventato o no massone, questo poco ci importa, anche perché è chiaro che tutta la sua visione del mondo, tutta la sua azione politica, i suoi contatti, tutto in lui è in linea con le finalità delle logge. Ed è chiaro, quello che più ci interessa, che lui quindi non ha disprezzato il sostegno della massoneria inglese e dell'Inghilterra tutta per realizzare l'unità d'Italia. E questo lo dicono storici assolutamente accreditati, anzi direi che ormai è accettato dai più. Dennis Mack Smith, lo saprete tutti, è una frase strafamosa, dice che la storia del risorgimento italiano non è che un capitolo della storia dell'imperialismo inglese. Esatto. Quindi Mazzini predicava l'indipendenza, la libertà dello straniero, incoraggiava l'uso delle armi e della violenza per la missione di liberarsi dal giogo dello straniero. E poi cosa fa? Consegna l'Italia allo straniero. Certo, allo straniero che piaceva di più a lui, ma anche qui entriamo nella questione di gusti. Magari il professor Finelli mi dirà che mentre l'Austria era passatista e oscurantista, invece l'Inghilterra era un modello di progresso e di civiltà. Ma ripeto, qui andiamo nell'ambito dei gusti. Io allora potrei dire di preferire un'Europa dei popoli armoniosamente inserita nella cornice imperiale, con i suoi idiomi, le sue identità, piuttosto che un'Inghilterra imperialista, colonialista e antipapista. Ecco, questione di gusti, questione di parole, i fatti invece sono chiari. C'era stata promessa l'indipendenza dallo straniero e siamo stati buttati fra le braccia dello straniero. E l'indipendenza promessa non è mai arrivata. Quarto, avere portato criminalità e disordine a Roma con l'esperienza della Repubblica Romana nel 1849. Il virato Mazzini-Armellini-Saffi, spesso indicato come modello di governo ideale, in realtà a Roma ha provocato un'ondata di crimini. L'assassinio di Pellegrino Rossi è solo la più nota delle tante violenze perpetrate. In realtà abbiamo dalla classica soppressione di monasteri, profanazione di chiese, violenza sulle monache, alla gestione della cosa pubblica in maniera completamente dissennata. L'erario è dissipato, il commercio interrotto, i privati derubati. E anche questo non lo dico io, lo dice Luigi Carlo Farina, che faceva regolarmente rapporti a Cavour. Fra gli inni di libertà e gli auguri di fratellanza erano violati i domicili, violate le proprietà, le requisizioni dei metalli preziosi divenivano esca a ladroneggi e pretesto a rapinerie. E Garibaldi, persino Garibaldi, che pure a Napoli non è che brillerà per aver instaurato un governo specchiato e onesto, anzi i garibaldini a Napoli hanno spesso definiti vande, gli usciami di cavallette, però si preoccuperà anche Garibaldi. Dirà, giunto a Roma, vedendo in che modo si maneggiava la causa nazionale e prevedendo inevitabile rovina, chiesi la dittatura. Chiesi la dittatura come in certi casi della mia vita avevo chiesto il timone di una barca che la tempesta spingeva contro i frangenti. E spiega che se Mazzini, e non si deve incolpare altri,
avesse avuto la capacità pratica, come era prolisso nel progettare imprese, e se avesse poi ciò che sempre pretese di avere, cioè il genio di dirigere le cose, avrebbe commesso meno errori e avrebbe potuto, se non salvare l'Italia, almeno ritardare la catastrofe. Che manca al popolo la disciplina, da cui lo distolgono una manica di dottrinari per la gloriuzza di essere chiamati grandi mentre sono piccolissime. Immensi sono i danni cagionati da questa gente mazziniana, conclude Garibaldi, il suo amico Garibaldi. Ok. Sull'assassinio di Pellegrino Rossi vi rimando a uno scritto di Giuseppe Spada, contemporaneo in quegli anni, parla di tanta gente normale che a Roma stava bene, che non aveva intenzione appunto di insorgere, e diceva erano la maggioranza, che se ne voglia dire, e poi parla di individui di facce torve, di truce aspetto, orge briache di sangue, scrive. E poi descrive appunto i giorni di questo omicidio che purtroppo adesso non posso approfondire per ragioni di tempo, ma lo potete tranquillamente reperire ovunque. Vi volevo leggere solo, se ne ho il tempo, brevissimo, l'appello che questo Giuseppe Spada rivolge al tricolore, e ve lo voglio dire perché c'entra, perché alla fine quel tricolore che nel 1849 Mazzini ha messo su Roma è lo stesso tricolore che oggi pretende di rappresentarci, quindi credo che ci riguardi. E tu, vessillo tricolore, che fosti bene spesso testimonio di tante nefandità che sotto i tuoi auspici si commisero, incomincia col farti ribenedire, se vuoi che sotto la tua ombra onorata possano gli italiani fondare un giorno il regno della libertà. Finora assistesti alle orge schifose di plebe insensate proterva, e all'ombra tua perpetraronsi atti molteplici che disonorarono l'umanità. Della libertà non parliamo, essa fu sempre sulla bocca dei mestatori, ma calpestata e profanata rimase una parola vuota di senso. Mi avvio alla conclusione con l'ultimo punto. Avere rifiutato caparbiamente la via del federalismo per promuovere un'unificazione centralista nel disprezzo delle tradizioni, della volontà, della fede dei popoli italici. In ossequio, appunto, come abbiamo visto, alle logge all'Inghilterra e ai nemici della Chiesa. Nel corso dell'Ottocento sono stati molti gli studi, gli interessamenti, i confronti per poter arrivare sì a un'unità, ma che fosse rispettosa delle tradizioni e dell'indipendenza dei popoli italici, popoli che da secoli erano abituati ai loro costumi, appunto ai loro usi, anche alla loro autonomia. E ci avevano pensato tanti, appunto, anche tra i sovrani, ognuno magari vedeva la cosa a modo suo, c'era chi la vedeva sotto la guida dell'Austria, chi del Papa, chi vedeva una repubblica come Cattaneo, ma il buon senso comune era quello, preservare la ricchezza delle diversità dei popoli italici, del paese delle mille capitali, non sacrificare tutto a un'opera omologante e centralista che con l'Italia non c'entrava assolutamente niente. Brava. E invece poi qualcosa è andato storto. Scrive Cattaneo, il Piemonte, per sua sventura nostra, preferì a una leale federazione le fusioni mazziniane. Perciò il Papa gli si scoprì contrario, gli altri principi lo seguirono, quindi discordie e ruine. Certo, al posto dell'unità promessa, discordie e ruine. Perché questa Italia centralista, non rispettosa della sua stessa natura, è stata fatta non per l'interesse dei popoli italici, ma per gli interessi di altro, dello straniero. Non c'entrava niente con noi uno Stato centralista che cercasse di mettere tutti insieme. Io vorrei sapere se Mazzini veramente pensava che le fusioni, oppure anche questo è uno dei suoi, lui lo pensava, quindi doveva andare così, ma veramente pensava di poter fondere insieme popoli da secoli diversissimi, con i loro costumi, i loro idiomi, orgogliosi di essere quello che erano, nella terra dei campanili dove ci si litiga da un paese all'altro a 300 metri, veramente pensava di poter fondere tutti insieme senza che si verificassero dei danni, senza che si pagasse il conto dopo per decenni, e lo stiamo ancora pagando. Ma la verità è che a lui non interessava, a lui del benessere dei popoli italici non interessava niente se non a parole. Lui stava facendo il gioco di chi sponsorizzava il Risorgimento. Parmenson, non a caso inglese,
Si proclamava certo che alla caduta di Roma sarebbe caduta presto dopo tutta l'istituzione ecclesiastica. E Mazzini gli va dietro, celebre la sua frase che alla caduta del potere temporale del Papa sarebbe seguita sicuramente la caduta del potere spirituale. Quindi lui fa questo gioco, la maggioranza se non la quasi totalità del popolo italiano era cattolico, ma a lui non interessa, lui sogna la terza Roma, ecco questo, fa tutto, diventa il grande nemico della Chiesa perché Roma deve diventare la terza Roma. La Roma massonica. Allora, dopo la Roma imperiale, dopo la Roma centro universale della cristianità, che cos'è la terza Roma? La Roma dei ministeri corrotti, che cos'è la terza Roma? La massonica. Capitale di un piccolo stato. La massonica. Sede della corruzione, ecco. Ma dovevamo veramente farla questa cosa? Io non lo so. Eppure lui sì, così. E per fare questo... Calpesta secoli di tradizione, tutto viene bollato come superstizione, l'identità dei nostri popoli deve essere cancellata, la Chiesa ovviamente, la religione cattolica è il suo grande nemico, pur ripeto non professandosi mai ateo, noi crediamo nello spirito ma non nel figlio di Dio, va bene. Tutte le argomentazioni tra l'altro del Mazzini mentre dichiara guerra alla Chiesa cattolica sono di una superficialità che veramente rivela il mestatore fiducioso di poter snocciolare slogan, tanto poi ci pensa la propaganda a sostenerlo, non si preoccupa neanche di motivare, di documentare le sue asserzioni, cioè le sue frasi sono queste. Allora, ve ne leggo qualcuna, giusto per capirci. La condanna del Papa non viene da noi ma da Dio. La fede cattolica o cristiana, tutte e due, a parte il protestantesimo, secondo lui è spenta per sempre. Il papato uccide la religione immobilizzandola. Guerra al papato, colosso dalla testa nelle nubi e dai piedi d'argilla. La religione è l'umanità. La religione dell'umanità è l'amore. L'Italia è una religione. Ecco, 2000 anni di storia, di tradizione, di dottrina della Chiesa, 2000 anni di dottrina che ha fatto i grandi santi, di una religione che per il popolo è sempre stata un appoggio e un conforto, ecco, sacrificate così, bollate come superstizioni, invece queste frasi qui no, non sono superstizioni, cosa sono? Cosa vogliono dire? Non lo so, il problema è che poi su tutto questo, ripeto, si è basata la nuova Italia e un po' anche la nostra nuova identità. E il bello è che Mazzini stesso si è reso conto del fallimento. A un certo punto ha detto, veder sorgere quest'Italia servile, opportunista, cieca e immorale era peggio che non vederla sorgere. Ma poi un po' alla sua maniera se la prende con gli italiani. In una lettera scrive... Io dopo aver aiutato a unificare l'Italia sotto il re, me ne andrò a Londra a scrivere agli italiani che sono idioti. Ecco, di nuovo, il difensore del popolo che il popolo lo disprezza. E d'altra parte anche nota una sua lettera a Giuditta Sidoli dove dice lui di provare un odio sviscerato contro gli uomini, un odio talmente sviscerato che la notte mi dimeno come una serpe. Ecco, questo che parla di umanità con la U maiuscola odia gli uomini. E d'altra parte, scusate, questo so che non è un argomento giuridico, tantomeno scientifico, ma ve lo voglio proporre. Guardate i suoi occhi. Prendete facile, andate su Google, Giuseppe Mazzini, immagini e guardate gli occhi. In tutti i suoi ritratti, ditemi Satana. Che non è un uomo che odia. Satana. Non ha torto in fondo Ermanno Gruber, quando dice che Mazzini veramente era un grande ingannatore, capace di giocare con le parole come con la vita della gente. È ingannevole è l'eredità che ci ha lasciato, perché ci ha insegnato che gli assassini non sono assassini ma martiri, che dobbiamo essere razionali e che in nome del progresso dobbiamo sostituire una religione bimillenaria con delle fantasie strane, proclamando che quando si crede in un'idea ma gli altri non l'accettano bisogna imporla anche con la forza e facendo intendere che rubare non è un problema se si ruba per il partito. E poiché è riuscito a entrare nel novero dei padri della patria, anziché deliri, questi sono diventati utili consigli. E magari il dottor Finelli dirà che il fine giustifica i mezzi. Beh no, a parte che no, perché se ammettiamo che il fine giustifica i mezzi, allora è la fine di ogni morale, perché di fine ognuno può avere il proprio, e se può usare i mezzi che vuole per ottenerlo, capite che il controllo della situazione diventa difficile. Ma il bello è che non c'è stato neanche il fine. Non c'è stato neanche il fine, dobbiamo avere il coraggio di accettare questa realtà per cercare di correggerla, per cercare di diventare finalmente un paese serio. Nel film che vi ho citato prima, noi credevamo, Cristina Di Belgioioso
Concludo ammettendo che l'albero è stato piantato ma ha radici malate. Ecco, non è un problema da poco. Non è un problema da poco perché un albero con radici malate non può dare frutti buoni. E i frutti peggiori li avete avuti voi, qui al sud, in questa terra meravigliosa che potrebbe essere la più bella del mondo. Voi dopo l'unità, non mai prima, dopo l'unità avete conosciuto l'emigrazione, la miseria, la mafia. Brava, 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 brava. Sottolineo cosiddetto perché non siamo così allocchi da cadere nella trappola della retorica risorgimentale. Per cui se la guerra per bande e la famazzina è un atto di eroismo verso la patria, mentre se la fanno i contadini del sud oppressi dai piemontesi e da leggi inique e da tasse inique, allora diventa brigantaggio da reprimere nel sangue. Brava. No, non siamo così sciocchi, non possiamo accettarlo e non possiamo ancora dimenticare. Non possiamo dimenticare, ma non per essere, non per non voler perdonare, non voler andare avanti. E anche Mazzini, non è che vogliamo condannarlo perché è così, per il gusto di dire che era cattivini, non sappiamo dove adesso, questo solo Dio lo sa. È quello che ci ha insegnato, è quello che ci ha lasciato da cattivo maestro che ci porta a volerlo condannare. Chiediamo la condanna di Mazzini per aver inventato il terrorismo. Chiediamo la sua condanna a nome dei giovani che ha mandato a morire, sapendo di mandarli a morire, senza mai mettersi direttamente in gioco lui. Un po' così. Andate, poi se va bene io prendo il merito e se va male voi morite. All'italiana diremmo oggi, perché poi su queste cose ci prendono in giro, ma queste cose sono nate lì, in quegli anni. Chiediamo la sua condanna per avere calpestato gli interessi e le tradizioni dei popoli italici. Chiediamo la sua condanna perché l'albero malato è ancora lì, a dare frutti marci. E allora dobbiamo cercare di curarlo se possiamo, ma se non possiamo ricordiamoci che qualcuno molto più importante di Mazzini, qualcuno che Mazzini avrebbe voluto distruggere ma ovviamente non ha potuto, ci ha lasciato scritto che cosa fare con un albero malato. L'albero secco che non dà frutti ad altro non è buono che ad essere gettato nel fuoco. Così dopo magari se ne potrà piantare un altro che finalmente dia frutti buoni. Grazie. Brava, brava, bravissima. Brava, brava. Bene, come già vi è stato annunciato, questo è stato un processo, diciamo un processo virtuale, oppure un processo teatrale, fatto a Giuseppe Mazzini. È ovvio che il risultato era scontato, quindi Giuseppe Mazzini è stato assolto, quindi va da parte della patria, anche se gli amici presenti, Ennio Puzzi, Edoardo Vitale, Vincenzo Culì, mi hanno detto che mi avevano comunque avvisato e con entusiasmo raccontato questa di questo intervento, ha fatto traballare un po' il risultato finale. Però diciamo che il video e l'intervento della professoressa Elena Bianchini Braglia è conseguente alla mia premessa. Cos'altro aggiunge? Poco e altro. Se qualcuno pensa di poter controbattere delle verità storiche così clamorose, lo può anche fare. Ripeto, come ho già detto all'inizio di questa trasmissione, sono risposte che mi attendevo se avessi fatto delle domande alla professoressa Elena, e quindi non c'è da aggiungere altro. Forse manca un po' il rapporto più approfondito con Albert Pike, e quindi la figura un po' esoterica, anche un po' satanica del personaggio, però credo che abbia detto tutto dal punto di vista politico, antropologico e culturale. E non mi resta che salutarvi e ringraziare di nuovo Elena Bianchini Braglia, Golfo Network ed Ennio Puzzo che mi ha segnalato questo video. E alla prossima, dove ci vedremo sicuramente per parlare di altri padri della patria. Grazie di tutto e alla prossima. Arrivederci.